voglio dire, se sei piccolo e hai, che ne so, 6, 7, 10 anni e guardi un carro allegorico, dici, ma magari lo potessi fare anch'io, no? Sono Deni Bianco, sono maestro cartapesta del Carnevale di Cotignano e dirigo uno dei gruppi che costruisce i carri allegorici per il Carnevale di Putignano. Siamo una decina di persone e sono questo, diciamo, io sono uno di quelli che lo fa come professione e infatti, diciamo, dedichiamo più o meno 4 mesi dell'anno per la costruzione del carro allegorico. Per il resto dell'anno facciamo scenografie, rappresentazioni artistiche, insomma, così. Io comincio a lavorare ai capannoni quando avevo 12 anni. Ero totalmente affascinato dai carri allegorici e quindi cercavo in tutti i modi la possibilità di poter entrare a far parte di uno dei gruppi. L'idea del carro nasce, credo, da dentro, insomma, poi dipende da maestro a maestro. Nel mio caso, sì, è sempre qualcosa di cui senti il bisogno di parlare attraverso un'opera che riesca a far riflettere l'osservatore. Parlavamo dei ragazzi precari, erano i primi anni dei contratti Co.co.co. Era il 2007, quindi rappresentavamo questo spaventapasseri che rappresentava i giovani e quindi non più visti come soggetti ma come oggetti. E quindi lo spaventapasseri lasciato nel campo giusto per una stagione. Cioè, pensiamo, per esempio, per quello che mi riguarda, al capannone e alla vita del capannone in cui. Cioè, davvero una vita di famiglia, si sta insieme per tantissime ore al giorno e soprattutto stanno insieme qui intanto per la costruzione di qualcosa di davvero creativo e che di solito diciamo, che non potresti costruire da nessun'altra parte. Quindi, insomma, abbiamo già questa grande fortuna che ci fanno costruire delle macchine da sogno, no? Ti racconto un aneddoto, cioè, ci sono alcune mamme o papà che vengono, cioè, costretti dai bambini per guardare la costruzione del carro, no? E loro si meravigliano assolutamente, dicono, no, ma questo è un malato, lui è un malato, no? Mi ha costretto a venire, eccetera, eccetera. In realtà sono tantissimi i ragazzi e i genitori che sono costretti a venire qui ai capannoni perché i bambini li costringono a venire perché vogliono vedere la costruzione dei carri. Quindi, insomma, come spesso dico, è una fede. Perché hai cominciato a venire ai capannoni? Perché da piccolo mi piacevano i carri e allora ho deciso di venire qui, così imparo a fare molte cose. Grande Alessio.